qua al Forte di Civezzano, sono arrivato da Cognola, partendo da Levico, andando a Pergine, il passo Cimirlo, del Cimirlo, poi Cognola e prendendo questa strada qua dei Forti, e allora adesso sono qua al Forte di Civezzano, la Tagliata di Civezzano. Io ho fatto 26, quasi 27 km, qua dietro c'è il Monte Celva e laggiù c'è la Panarotta, il Fravort, Ruyok, Grønland. Io tento di fare 40 km e poi quando sono a Levico vedrò l'orologio cosa dice. Sono qua sul Dosso della Roda, che sono venuto da Civezzano, poi Cirè, adesso vado a Pergine, ho fatto 31 km e mezzo, e quello là è il Monte Celva che ho appena girato adesso, cioè nel corso di questi 31 km, il passo del Cirno, del Cimirlo e la Marzola. Ok, sono arrivato al parco Segantini di Levico, ho fatto 42 km 800, sono abbastanza contento perché li ho corsi praticamente quasi tutti, a parte gli ultimi 10 km ho fatto un po' a piedi e però continuando anche a correre. In più mi sono fermato 3 volte per fare dello stretching che mi ha dato notevole, uno stretch le gambe che mi ha dato mi hanno permesso di continuare a correre. Bene, invece l'altra volta che ho fatto un mese fa, ho fatto un'altra tipo maratona, sempre più di 42 km. Mi ero dovuto fermare 36 km e poi continuare a piedi perché non ce la facevo più. E invece lo stretching veramente funziona. Mi dimenticavo di dire che questi 42.800 metri ho impiegato a farli 5 ore e mezza. Vabbè, c'è tempo di recupero, c'è tempo di miglioramento.